Sì, è qua. Sì, stiamo andando a breve. Hai anche qui. Vai pure. Ok, allora, io sono Erika Andreose, ho 22 anni, ho studiato al liceo artistico di Este e attualmente studio a arti visive a Bologna, all'Università di Bologna. E ho sempre avuto la passione del cinema, anche se non l'ho mai coltivata veramente. Ho recitato nelle produzioni teatrali scolastiche e ho guardato tanti film. E nel 2014 ho conosciuto Elia e insieme, sin da subito, dopo pochi mesi ci siamo conosciuti, abbiamo iniziato a creare contenuti audiovisivi perché ci piaceva e perché volevamo creare qualcosa insieme. Io sono Elia Rosa, ho 29 anni, abito a Casale di Scodosia. Sono socio in un'azienda familiare di serie. Tra le mie passioni ci sono la cinematografia in primis e i fumetti, il mondo del disegno in generale. Collaboro da ormai diversi anni con Paolo ed Erika, insieme abbiamo realizzato un mediometraggio nel 2014, come diceva Erika, un cortometraggio nel 2019 che è stato presentato Festival del Cinema di Venezia, alla 76esima edizione, e stiamo ultimando un lungometraggio. Io sono Paolo Ciro Borgato, ho 30 anni, e sono anch'io socio nell'impresa familiare, abbiamo un negozio, e lavoro come commesso. Ho la passione del cinema, penso da quando sono nato, penso di aver imparato prima a usare il videoregistratore e poi a camminare. E nel 2015 ho cominciato a studiare fotografia per conto mio, da autodidatta, e dal 2017 scrivo, produco e dirigo cortometraggi. Ho collaborato con Elia al suo lungo come co-regista e ho scritto e diretto 3 cortometraggi, e tra vari progetti, corti, videoclip eccetera, ho raggiunto il 10° progetto giusto una settimana fa. Oniro, fratello della morte è un cortometraggio che abbiamo realizzato nell'estate 2019. È stato scritto da me, con la mia sceneggiatura, ispirata ad un mito greco antico. E è stato in realtà realizzato molto in fretta perché avevamo dei tempi stretti, dato che la sua proiezione finale sarebbe stata la Mostra del Cinema di Venezia, 76esima edizione, e ci hanno comunicato questa offerta solo a fine giugno, quindi avevamo pochissimo tempo per la realizzazione, per la scrittura anche, e la collaborazione con i ragazzi del Francesco Venezia per la colonna sonora. È un corto un po' particolare, dato che riflette sul tema onirico del sogno, quindi diciamo che ha più chiavi di lettura, può essere interpretato in maniera diversa a seconda dello spettatore e di quello che gli trasmette. E ho cercato di scrivere una storia che sia comunque sempre attuale, cioè ripresa da un mito antico che però ci parla di temi che ancora oggi conosciamo benissimo e riusciamo ad empatizzare. E la regia è di Elia, mentre la fotografia è di Paolo, e sono molto soddisfatta del risultato che abbiamo ottenuto, pur essendo un lavoro appunto realizzato in tempi stretti, secondo me è riuscito nella sua totalità. Invece, per quanto riguarda il lungometraggio Cover the Sun, al quale stiamo lavorando da 4 anni, ha una storia un po' diversa, visto che non è stato un lavoro fatto così velocemente come Oniro Fratello della Morte. Cover the Sun è stato pensato a lungo, e in realtà è stato pensato già da ormai 10 anni quasi, perché e la storia è nata come un fumetto, perché io prima di mettermi a dirigere i miei lavori, lungometraggi, cortometraggi, mediometraggi che siano, ho sempre disegnato tantissimo, amavo il mondo dei fumetti, e Covered Sun è nato come una storia a fumetti che avevo iniziato a disegnare e a progettare nel 2008, sì, circa, avevo 18 anni e ci ho lavorato per 6 mesi consecutivi, riuscendo a portare a termine un solo volume, il primo volume, ma mi sono reso conto che la storia era talmente immensa, talmente grande, che per una sola persona, perché ero da solo, era un progetto troppo, troppo vasto, e ho deciso di accantonarlo a malincuore. E
molti anni dopo, dopo aver conosciuto Erika, dopo aver fatto il nostro primo lavoro che è il mediometraggio sulle cronache del mondo emerso, una trilogia fantasy di una scrittrice italiana molto famosa, Licia Troisi, abbiamo iniziato a crearci questa strada nel mondo della cinematografia indipendente e abbiamo deciso, dopo il successo, tra virgolette, di Cronache del Mondo Emerso, di provare a buttarci in un progetto originale e abbiamo ripescato fuori quella storia che moltissimi anni fa ho messo nel cassetto. Io ed Erika insieme l'abbiamo riadattata e trasformata affinché funzionasse come film. Perciò l'abbiamo un po' rimpicciolita, l'abbiamo... Sì, trasformata, sì, abbiamo apportato dei tagli ma anche delle modifiche dei character design che erano molto fumettistici, invece adesso sono più cinematografici, anche se comunque legati alla loro origine. Si nota infatti lo stampo grafico, lo stampo illustrativo, ma è più adatto ad uno schermo, al grande schermo, ecco. Il film in totale durerà 2 ore e abbiamo letteralmente 4 anni che ci lavoriamo, questo è il 5º anno. Sì. La post produzione, il lavoro al computer, gli effetti speciali e quant'altro è durato 1 anno. Le riprese sono durate circa 2 anni per oltre 80 giorni di riprese. Poi distribuiti di riprese. In realtà, perché avevamo possibilità di girare, sì, solo nei weekend, nei nostri tempi liberi, dato che Lia lavorava, io studiavo, studio ancora, e tutti i nostri amici studiavano, lavoravano, quindi ci ritagliavamo i weekend per girare. Esatto. 80 weekend, ecco, in totale circa, pioggia permettendo. Sì. E Paolo ci ha dato veramente un grandissimo supporto nel corso di tutti questi anni, perché ci ha offerto la sua incredibile attrezzatura che noi non abbiamo. E anche capacità. Capacità, sì. Tecnica. E sicuramente senza il suo aiuto alla regia avrei usato un altro anno per finire sì, le riprese del film. Sì. A volte non mi rendo conto di preciso di quanto aiuto gli ho dato, poi sento questi complimenti esagerati, poi insomma, sì, ho fatto, sì, veramente tutta sta roba. È imbarazzante perché ogni volta che riguardiamo il filmato ci sono io che faccio bella sta inquadratura e Lia mi fa di Paolo. È di Paolo. Sempre le tue, becco. È di Paolo. Addirittura una volta avevamo una sola possibilità, siamo riusciti a contattare per via traverse un'attrice televisiva, Irena Golubeva, si è offerta, sì, di darci una mano a venire a fare una giornata di riprese e noi avevamo creato un personaggio ad hoc per lei. Sì, un piccolo personaggio, sì, piccola parte. Piccola comparsa, cioè nel film penso la sua scena durerà 1 minuto, massimo 2, però ha richiesto una dose di ore di riprese in una giornata e Paolo in quell'occasione mi ha aiutato e ha deciso che quella era la giornata Zoom. Ho detto, ma sì, oggi facciamo giornata Zoom perché c'è l'attrice che ci sarà solo una volta e se sbagliamo le scene non tornerà mai perché va a Roma dopo. Ma sì, Zoom tutto il giorno, tutti cestinati, quindi quella scena che vedrete con Irena Golubeva non ci sarà dello zampino di Paolo, solo su quella. Non ci davamo ancora la notte da quando me l'hai detto. Ma non ho capito come è possibile che fossero tutti Zoom, però a quanto pare... Perché io volevo che venissero bene, ancora più espressive, e infatti no. E nonostante tutto continuano a farmi complimenti, non riesco a capire. Sì, perché le altre funzionano molto bene. Sono coinvolte moltissime persone, adesso sarebbe impossibile nominarle tutte, tra i protagonisti, Ismaele Sacco, Giacomo Rosa, e Simone Crema, Riccardo Meneghello. Questi sono i protagonisti principali. Poi ci sono state tantissime comparse, sì, comparse che abbiamo scelto noi e comparse invece che sono venute ad aiutarci. Mm-hmm. E penso che il cast completo sia oltre 50 persone. No, io direi anche un centinaio se contiamo tutti. Sì, perché se contiamo tutti. Ci sono persone che ci hanno aiutato anche, esatto, fuori. Quelli che appaiono film, una 50 di persone. E poi c'è stato un lavoro molto grande di preproduzione per quello che riguarda la preparazione dei mostri o dei modellini o degli oggetti di scena, dei set, e quindi anche quello ha portato via molto tempo di lavorazione, ma con dei risultati insomma, più che soddisfacenti, sì, secondo super me soddisfacenti, per le nostre possibilità sono
il massimo. Sì, direi di sì, anche perché gli effetti speciali non sono appunto computer grafica al 100%, no. Ma sono effetti reali creati con vari materiali anche di recupero che abbiamo riciclato e poi filmati su green screen, quindi hanno un lavoro al computer che è minimo, diciamo, rispetto a quello che poteva essere un'elaborazione 3D, che non rende però la stessa cosa dell'effetto visivo reale. Tutti effetti che ci ha lavorato un grandissimo team di una persona. Quella lì. È vero, tutto da solo. Questo spiega l'anno di lavoro al computer. Sì. un anno di post-produzione, penso che neanche Kubrick ci aveva messo così tanto a fare la post-produzione. No, effettivamente forse puoi andare sui record. Beh, anche di girato. Alla fine potrò dire, l'ho fatto io. Sì. Io l'ho fatto letteralmente io. Facciamo pausa dai lungometraggi. Mi noleggio qualcuno che mi aiuta. Ah, ok, questa non la sapevo. Anche lo schiavo. Magari James Tidon potrebbe aiutarmi con la post-produzione, visto che maneggia anche lui col computer. Allora, come dicevo, io ho cominciato nel 2015 studiando fotografia stile. Poi con un gruppo di amici avevamo questa idea di cominciare a fare dei video. Una web serie, la prima idea, una web serie horror. Avevamo cominciato, poi il progetto si è arenato per vari motivi e dalle ceneri di questo progetto è nato il mio primo corto, che è Il Sipario Nero, nato più che altro appunto la voglia di cercare di fare qualcosa di mio, viste le circostanze, e avevo la possibilità di scrivere, dirigere, un po' di mezzi li avevo, un po' di gente che mi aiutava l'avevo, e quindi ho provato a fare questa cosa, questo corto molto particolare, dove ho rubacchiato a piene mani, diciamo, dalle atmosfere di David Lynch, che era il regista su cui mi ero fissato all'epoca. E questo corto qua è uscito nel 2017, mi sembra, sì, ed è tutt'oggi il corto mio che ha fatto più successo a livello di visite, di commenti, eccetera, e continuo a non capire perché. È pazzesco. Perché, no, è bellissimo. È una roba molto particolare ed era come sono tutti i miei cortometraggi, sono delle prove tecniche, non li considero dei progetti fatti, finiti, sono delle prove che faccio, infatti sono sempre in imbarazzo a parlarne, perché sono proprio cose che faccio per provare qualcosa di nuovo. Nel primo corto ho provato la regia, nel secondo volevo sperimentare un po' la sceneggiatura, mescolare una storia con un messaggio, e allora ho fatto il secondo cortometraggio, che è RIP del 2018, e dove appunto ho cercato di sperimentare sceneggiatura e poi migliorare la regia, eccetera, e è venuta fuori una roba un po' non esattamente soddisfacente dal mio punto di vista. È venuto benino, meglio del primo, però diciamo lì ho fatto il passo più lungo della gamba, ho fatto le robe che non ero in grado di fare. Con l'ultimo, che ho fatto The Mirror, mi sono un po' ho preso le distanze da quello che so di non saper fare, tipo la sceneggiatura, io non so scrivere, non sono capace, ci ho provato, non ce la faccio, e quindi è venuta fuori quest'altro corto molto particolare, molto onirico, molto sognante. Se mi chiedete la storia, non la so neanch'io. Non saprei raccontarvi la storia di The Mirror. E qui invece nell'ultimo ho sperimentato fotografia, regia, e stavolta devo dire che ho fatto un lavoro accettabile, guardabile almeno. E nel 2017 ho iniziato a collaborare con Elia al suo lungo 16. 16 è vero, 16. Era l'estate. Anche 15? No, era l'estate di Rovio Comics 2016. Perché nel 2015 abbiamo presentato il progetto. È vero, estate 2016. Estate 2016, quindi dovevo ancora finire il mio primo corto. E lavorare con lui è stata una bella scuola di, oltre che di regia, anche proprio come operatore, come tutto fare del set, perché dovevo seguire le indicazioni di un altro regista e non dovevo fare quello che volevo io di testa mia, anche se, come avete sentito, l'ho fatto spesso e male soprattutto. No, a volte ci hai salvato. Sì, ogni tanto riuscivo a fare qualcosa di buono, ogni tanto decisamente no. Però è stato molto importante, mi ha aiutato anche a capire meglio, perché alla fine Covered Sun penso sia stato il mio primo lavoro al quale ho partecipato, perché stavo lavorando al mio cortometraggio, ma in realtà non avevo fatto niente di video, di robe. E quindi è stato importante per me, e mi ha aiutato sicuramente a crescere, a capire tante robe che non avrei mai capito se non avessi collaborato con lui. Quindi diciamo è stato molto, molto utile, molto importante. Sono contento, spero che il mio lavoro valga
se avessero appena nei risultati. Sicuramente per i miei lavori lavorare con Elia è stato veramente, veramente fantastico, veramente importante. Per me di interessante c'è che io e Paolo abbiamo due stili completamente diversi, proprio lui filma in una maniera, io filmo in un'altra, abbiamo anche come riferimenti registici due mondi diversi. E a ogni lavoro cambio stile. Sì. No, è incredibile come su Covered Sun questa cosa non si nota per niente, perché nei suoi lavori, visti separatamente dai miei, si nota tantissimo un altro stampo registico. Ma in Covered Sun Paolo è riuscito a mimetizzare la sua regia per farla risultare identica da me. Infatti è difficile per chi non era presente riuscire a scovare chi ha filmato cosa e chi ha filmato. Sì, si armonizza bene, non è zoom a parte. Beh, ma non li abbiamo tolti. No, però si armonizzano bene effettivamente i due stili. Era un rischio perché non sapevamo se effettivamente avrebbe funzionato neanche solo il tuo, quindi con un altro in aggiunta era un rischio, invece no, è stata secondo me un'ottima collaborazione e molte volte ho lasciato libero Paolo di fare altro oltre a quello che avevo programmato negli storyboard, e a volte, come diceva Erika, sono rimasto piacevolmente sorpreso perché alcune inquadrature mi hanno davvero salvato la scena, perché io non ci avevo pensato, lui ne ha fatte di aggiuntive e mi hanno salvato alcune scene. Sì, narrativamente ci hanno permesso di fare dei tagli o delle aggiunte o delle sistemazioni che se non avessimo avuto quelle inquadrature non avremmo potuto fare, quindi sono state molto importanti. Poi va detto che essendo che per me ogni lavoro è un esperimento, ogni roba che faccio non so se veramente verrà bene o verrà male, provo, cambio, sperimento. In 3 anni che faccio corti ho cambiato 3 volte il mio stile, sia di regia sia di lavoro. Ad esempio nei primi 2 corti che ho fatto facevo gli storyboard di ogni cosa. Nell'ultimo corto non ho fatto uno storyboard, che sia uno, non ho preparato nessuna scena. Ho cambiato completamente il mio modo di lavorare, arrivavo lì, la scena cosa succede, sapevo solamente cosa succedeva nella scena, ma non sapevo come farla e la costruivo al momento. Ed è una roba che è proprio l'opposto di come lavoravo all'inizio. Ogni volta, in ogni giornata di lavoro di lei, praticamente sperimentavo qualcosa di nuovo e provavo, e anche probabilmente anche non sapere come sarebbe venuto fuori è stato anche quel qualcosa in più che mi ha permesso di fare qualcosa magari di bello e interessante, soprattutto infilarmi nelle fontane. Sì, mi sa che era il tuo secondo giorno, terzo. Oddio, spero di no. No, era uno dei primissimi. Me l'ha conosciuto. Sì, era uno dei primi. Sì, i primi giorni di ripresa. Perché io non ti parlavo neanche praticamente, quindi sono sicura che era proprio i primi giorni. Paolo si è immerso in una fontana per riprendere me. No, un'altra roba che trovo incredibile è che appunto prima di Covered Sun né io né Erika conoscevamo Paolo. Paolo è arrivato così all'improvviso a Rovigo Comics. Ma si narra dell'incontro. Sì, è arrivato così all'improvviso a Rovigo Comics, è venuto a vedere il nostro banchetto con le cose, sì, che esponevamo i nostri ogni anno a Rovigo Comics, che i nostri lavori. E ci arriva sto ragazzo che si mette a dialogare con me. Il dialogo va avanti per 5 ore, molto affiatato. Scopriamo di avere molte cose in comune. Sì, lui rispondeva perché sta dicendo: è partito studiando, sembra che parlava da solo. No, nel senso mi parlava anche lui, sembra uno storico. Sì, io ho visto la scena e semplicemente. No, sì, al punto da scoprire anche una cosa che c'è comune al daltonismo. Giusto. Una piaga in comune. Una piaga in comune al daltonismo, e dopo tutta sta nascita dell'amicizia gli chiedo: beh, ma come mai sei venuto a Rovigo Comics per i fumetti? E fa: no, sono venuto per conoscere te. E lì ci sono rimasto. Amore. Perché non mi aspettavo che fosse venuto apposta per conoscere me. E da lì mi ha fatto la classica proposta: se ti serve una mano ti lascio il numero, che se hai bisogno mi chiami, posso aiutare, che ho l'attrezzatura eccetera eccetera. E io già mi immaginavo: sì, vabbè, adesso mi dà il numero, ma tanto non lo chiamerò mai e non ci rivedremo mai più.
E invece 4 anni dopo, 5 sì. quasi, 5. Paolo è ancora qua. Paolo è qui. E continua ad aiutarci e... E ci ha aiutato un sacco. Sì, perché... no, no, è nata una bellissima amicizia. Sì, ma anche l'abbiamo sottoposto a torture inimmaginabili, sì. a pomeriggi, a 46 gradi all'ombra, e riprese tutti i weekend, freddo, pioggia, insomma... Non me l'aspettavo, sì. soprattutto il freddo. Freddo, tanto freddo, io ho preso bronchite una volta. Sì, sì. Non so se ti ricordi quella volta che siamo andati io e te da soli. Sì, mi ricordo. Io mi sono rifiutato. E quelle riprese le avevo cancellate. Esatto. No, quali? Abbiamo lavorato qualcosa tipo 3 ore, inverno. Più 40 minuti di viaggio, sì. Il che vuol dire 80 minuti per me di viaggio. E... Dovete capire, ci siamo portati a qualcosa tipo tutta l'attrezzatura, tutto il mostrone, 20 kg di mostro, esatto, contabile. Da soli, per fare un'inquadratura che non abbiamo usato. Non ricordo, non c'ero per fortuna. Non volevi sapere. Beh, vogliamo dire che abbiamo comunque mezz'ora di film tagliato, perché sì. per cose varie non funzionava, esatto. perché... Poi c'è sempre il discorso che ciò che sulla carta è bello, poi in video non è così bello, e quindi alla prima visione del film completo, senza musiche né suoni, l'abbiamo guardato io e Lia, e ci siamo resi conto che c'era una specie di sottotrama che prendeva un po' troppo tempo e afflosciava il ritmo del film, e era un problema, secondo me. Visto che durava notevole, esatto, quindi abbiamo eliminato anche di diverse scene. Sì, abbiamo letteralmente eliminato un nostro amico, sì, che se l'è legata al dito e ci odierà per sempre. Sì, cioè, non manca di rinfacciarcelo ogni sabato. Ci spiace, però era necessario. Sono brutte cose. Sì, sì, soprattutto dopo aver perso tipo mesi e mesi, sì. di riprese, e soprattutto aver costruito modellini. Abbiamo di quelle fatto scene, un modellino che non abbiamo modellini usato. Modellini tolti, eliminati completamente. Vabbè, impareremo da questi errori. Vabbè, ci saranno molti contenuti speciali, sì. nel Blu-ray, molte scene, sì. eliminate da guardare. Sì, sì, sì. Un altro film praticamente. Sì. Ti racconterai l'altro lato dell'incontro tra me e lui? Sì, sì, perché sì. Perché c'è una robetta che magari potrebbe essere interessante. Beh, allora, io stavo appunto studiando per cominciare a fare i miei lavori di video, eccetera, e scopro la sua pagina Facebook, dove quando ancora lui stava lavorando al suo primo lavoro, Cronaca del Mondo Emerso, ed era, penso, tipo eravate alla metà delle riprese più o meno, credo, non mi ricordo di preciso, e sono rimasto innanzitutto affascinato dal lavoro che stava facendo, perché io vedevo questi set, avevo visto il drago, tutti quanti i lavori con la blue screen, e tutti quanti i modellini che stavano costruendo, vedevo un lavoro enorme, ma soprattutto vedevo un altro ragazzo come me che voleva fare cinema in qualche maniera, senza con quel poco che avevo, senza niente quasi, però che voleva fare qualcosa di simile a quello che volevo fare io. E poi scopro anche, tra l'altro, che non abitiamo troppo lontano, e la prima occasione per vederci è stato Rovigo Comics, e volevo appunto conoscere qualcun altro che come me stava facendo, e lì all'epoca io non avevo fatto nulla all'epoca, e per me lì era come vedere un regista già affermato, essendo la differenza che c'era tra me e te all'epoca era quella, era un incapace, un regista che già stava lavorando praticamente, eri molto più avanti come ero, insomma. E quello che volevo dire è che all'epoca io ho trovato lui attorno a me che faceva queste cose, poi nel tempo ho trovato qualcun altro, ma in realtà ci sono tantissimi ragazzi giovani che vorrebbero fare questa cosa o che la stanno facendo. Il problema è che è molto difficile trovarsi e mettersi insieme, nonostante i mezzi al giorno d'oggi ci siano. Magari sarebbe interessante, se qualcuno ha magari qualcosa da far vedere, qualcosa da proporre, che magari la faccia vedere, perché mi rendo conto che una delle prime cose che ti ferma è il pensare che, ma chi vuoi che interessa questa roba, chi vuoi che possa interessare questo mio lavoro, magari facciamole vedere di più, fate vedere qualche piccolo lavoro, fate qualcosa, magari anche se non avete chissà che mezzi, fate qualcosa col cellulare, qualcosa con la macchina che avete, quello che avete, però fate qualcosa e fatelo vedere, soprattutto perché solamente conoscendoci possiamo magari trovarci insieme, un gruppo di videomaker,
recentemente è nato il Movie Lab, ma all'epoca quando ho cominciato io non c'era, ad esempio. E poi ci sono, nel frattempo sono andati i ragazzi a Rovigo che hanno cominciato a fare video cortometraggi, e fatevi vedere, saltate fuori, troviamoci insieme, sicuramente possiamo fare qualcosa di molto più grande che non rimanere da soli nelle nostre camerette come ho cominciato io tra l'altro. Solamente mettendosi insieme possiamo fare qualcosa di veramente grande e bello. No, sta roba che ha detto Paolo è molto bella, perché quando io ed Eric, no, anche Paolo, noi tre facciamo gli incontri con le scuole, andiamo a portare ciò che facciamo, a far vedere ciò che facciamo ai ragazzi, per spronarli, per ispirarli, per far vedere, cioè, che non veniamo dall'America o da chissà dove, cioè siamo ragazzi di qua nei dintorni, cioè voglio dire, non serve chissà cosa per fare, perché noi, come dice Paolo, cioè si può partire con un cellulare. Io sono partito a fare i miei filmati con un cellulare e le cronache lo abbiamo girato con la GoPro, siamo partiti con il cellulare e con pochissimi mezzi, così raffazzonato, e l'anno scorso siamo andati al Festival del Cinema di Venezia e siamo partiti col cellulare, cioè. Beh, comunque già basta, per me basta. Già le cronache, che per me adesso da riguardare è una tortura, trovo abbastanza orrendo adesso, soprattutto perché è girato con la GoPro, non sappiamo ancora perché abbiamo fatto sta scelta, perché costava poco. Ti dico la scelta, del perché abbiamo preso la GoPro per girare le cronache. Cioè, tutto si è basato su talmente grande. Fare un'inquadratura di Nia, la protagonista, che è una guerriera. Con la GoPro nella sua spada, per fare una prospettiva dalla spada. E da questo abbiamo comprato la GoPro. Sì, perché... e abbiamo fatto 45 minuti di mediometraggio con la GoPro. Che comunque, per quanto fosse brutto, e sia ancora brutto perché non è migliorato stando là, l'abbiamo presentato a Luca Comics. Sì, sì. C'erano tipo 1000 persone che guardavano sta cosa, io volevo morire. E mi domando ancora come siamo riusciti. La Mondadori ci ha dato i pass. I pass. Scioccato, ma è bellissimo. Sto cercando il momento giusto per partire con un nuovo progetto che sarà, non ne ho idea, sarà un corto, una web serie, un film, non lo so. Quando viene l'ispirazione parto, poi magari, non lo so, stamattina magari potevo avere l'idea di dire quest'anno faccio un lungometraggio, poi magari stasera decido no dai, facciamo due corti quest'anno, no, facciamo quattro episodi di una web serie, no, facciamo due film, non lo so. Non ne ho idea di cosa farò. Continuerò sicuramente con questa mia passione, che in 30 anni è l'unica che mi sta dando qualche soddisfazione, perché ho passato qualsiasi roba, qualsiasi tipo di passione le ho provate e tutte quante sono andate a finire nella stessa maniera, che le ho abbandonate con la tristezza. E questa è l'unica che mi sta dando un po' di soddisfazione nel cinema, chiamiamolo cinema, anche se quello che faccio io non è il cinema, sono prove. E ho trovato una maniera di esprimermi, di far vedere le mie idee, quello che penso, il modo in cui vedo il mondo, le persone, la società, e sicuramente continuerò a farlo finché avrò possibilità e non ho idea di dove finirò. Noi, al contrario di Paolo, che ha le idee chiarissime, come avete capito, sappiamo benissimo cosa faremo in futuro. Sì, infatti, che lo agogniamo da tanto. Sì, perché è letteralmente da anni che noi progettiamo queste cose, non vediamo l'ora di finire questo progetto immenso che è Covered Sun, per poter iniziare ad esplorare altro, fare altri progetti, qualcosa di nuovo. E in cantiere abbiamo più o meno 3-4 progetti, sì. 3-4 progetti che non saranno fantasy stavolta, visto che per ora abbiamo fatto solo fantasy, ci piacerebbe esplorare qualcos'altro. Il progetto più grosso che abbiamo subito dopo questo lungo è un progetto fantascientifico, futuristico. Sarà una bella sfida, perché sarà un mondo totalmente diverso a quello a cui siamo abituati. E poi abbiamo in programma un horror, ma non c'è ancora nulla di definito, di preciso. C'è un soggetto. Sì, è l'ultimo nella nostra scaletta per adesso, e poi ci sarà un piccolissimo progettino segreto di cui non sa niente neanche Paolo. È vero, sì. Non me l'ho dimenticato. E di cui non sa niente nessuno.
che secondo me che uscirà piacerà. Qua quest'anno in sì, sì. Probabilmente uscirà a novembre. Sì, esatto. Sì, a novembre di quest'anno sì. Uscirà un progettino segreto e dopo... E la roba bella è che stiamo lavorando da ottobre. È vero, però me l'ero dimenticata. Quando? Se stai sempre lavorando, quando sapessi tu. E basta, questo è comunque quello fantascientifico, è quello sì. A cui ci stiamo dedicando un po' di più. Sì, sì, sarà forse... Nei tagli per che me, abbiamo. Quello fantascientifico sarà il nostro progetto di punta. Sì, cioè, ci punteremo. Dopo un Covered Sun, questo qua... penso racchiuderà tutto il grado di professionalità a cui siamo arrivati finora. Vabbè, non dico sta frase, sta lì a prima. Lascia stare. La mia crescita, quelli sono no, brutto. Basta, non la dico più.